Buonasera, nella mia qualità di delegato agli affari speciali dell'Ateneo Veneto vi ringrazio di essere qua oggi, a dimostrazione che l'Ateneo Veneto ha ripreso ad essere vivo, ad esistere. Certo che non ci fa molto piacere dover sbarrare la porta in un'istituzione che ha sempre avuto la caratteristica di avere le porte aperte a tutti, a non identificare le persone, a non chiedere niente a nessuno, e qui invece abbiamo dovuto mettere dei divieti, mentre prima c'erano solo obblighi, ma passerà grazie anche all'attività del nostro personale, che è particolarmente efficiente e disponibile, e abbiamo ripreso in particolare con il ciclo dei corsi che fanno parte della storia dell'Ateneo Veneto, e questa sera abbiamo il piacere di avere l'inaugurazione del corso della storia di archeologia con la dottoressa Tirelli, che è stata una dei protagonisti della gestione, dell'amministrazione, dello sviluppo del museo di Altino. Devo confessare che sono stato un paio di volte a Altino, l'ultima volta credo 10 anni fa, e il primo impatto ad Altino non è che proprio sia eccezionale, nel senso che si va in direzione della via Triestina, poi però si scopre il museo, che è strepitoso ed è di una bellezza incredibile, non molto visitato, perché Venezia probabilmente ha una sovraesposizione di offerta museale, ma vale la pena, se qualcuno di voi non c'è stato, di andarci al più presto. Abbiamo le mascherine, ma abbiamo gli occhi e le orecchie liberi e ascolteremo la dottoressa. La ringrazio. Grazie dottor Chiari per queste gentili parole e permettetemi, prima di dare inizio alla mia conferenza, di porgere veramente un caloroso grazie all'Ateneo Veneto per aver deciso di ospitare e di inserire nel proprio programma accademico questo ciclo di conferenze. Ciclo di conferenze che è stato ideato dal Comitato Vetri di Laguna che in questa occasione ha visto una collaborazione efficacissima con l'Ateneo Veneto. Il Comitato Vetri di Laguna è nato nel 2000, è un comitato veneziano attivo nell'ambito della città, è nato nel 2009 e ha avuto come scenario iniziale il proprio Museo di Altino. È nato dalla volontà di un gruppo di studiosi del vetro, imprenditori del vetro o industriali del vetro, i quali proprio hanno scelto come loro missione quella di valorizzare il vetro muranese, cominciando dai suoi prodromi e dal vetro archeologico. Infatti il comitato è nato proprio per organizzare la mostra che nel 2010 ha segnato il centenario il cinquantenario del Museo di Altino, la mostra Altino Vetri di Laguna, in cui sono stati esposti è stato esposto il fiorfiore della vetreria altinate. 2 anni dopo lo stesso comitato ha organizzato, sempre in perfetta armonia e collaborazione con la direzione del museo, la seconda mostra sul vetro murrino, questa volta in partnership con il Museo del Vetro di Murano. Infatti la mostra era suddivisa in 2 sezioni. Il comitato ha promosso anche i cataloghi di entrambe e due le mostre. Ora, a distanza di più di ormai di 10 anni, il comitato continua a essere attivo, ha avuto un cambio nel suo interno dei suoi protagonisti, diciamo, e è sempre debitore alla Fondazione Musei Civici di Venezia, in particolare alla dottoressa Chiara Squarcina, la quale è membro del comitato e come rappresentante dei musei civici veneziani ha sempre appoggiato e facilitato le nostre iniziative. Ecco, questo mi premeva dirlo come inizio, e adesso partiamo con il vetro di Altino.
La storia di Altino ha inizio intorno al X secolo a.C. L'insediamento nacque lungo il margine settentrionale della laguna veneta. All'interno di quel particolare ambiente, percorso da canali, paludi e barene, che a tutt'oggi caratterizza la fascia di confine fra terraferma e specchi lagunari. Furono proprio queste vie d'acqua che ne determinarono, fino dalle origini, la fisionomia mercantile e lo sviluppo economico, collegando Altino, da un lato, attraverso il Sile, alla Valle del Piave, e ai valichi alpini, e dall'altro, attraverso gli scali lagunari, alle rotte adriatiche ed egee. Questa specifica morfologia ambientale condizionerà profondamente, nell'arco dei secoli, anche l'assetto urbanistico, dapprima dell'abitato veneto e poi della città romana. Per quanto concerne l'età preromana, quindi dal X al II secolo circa a.C., la cosiddetta età del ferro, sappiamo che l'abitato veneto era racchiuso all'interno di una cintura di fiumi e canali. Al suo esterno erano ubicati due santuari, rispettivamente a nord e a sud dell'abitato, e due ampi settori di necropoli. La dislocazione delle aree sepolcrali, al di là, come potete vedere, dell'anello di fiumi e canali in cui era racchiuso l'abitato stesso, rispecchia ideologicamente, secondo un modello ben noto nella cultura veneta, il passaggio dalla città dei vivi alla città dei morti. In questo orizzonte cronologico si inquadrano i più antichi reperti in vetro, costituiti da un rilevante numero di perle in pasta vitrea, parte delle quali pertinenti a corredi funerari, in particolare di bambini e donne di giovane età, per i quali le perle rappresentavano non solo un indicatore di rango, ma rivestivano anche la funzione di amuleto, legandosi quindi alla sfera magico-religiosa. Sotto il profilo tipologico risultano documentati ad Altino perlomeno 26 tipi diversi di decorazioni, suddivisi in un articolato repertorio di esemplari: perle monocrome, costolate, decorate a zigzag, ad occhi di dado, conformate ad anello, cilindriche con decorazione cosiddetta piuma d'uccello, nonché le cosiddette compound eye beads. Questo è un perlone di, come forse potete intuire, di grandi dimensioni. Una dettagliata analisi condotta sulla sintassi decorativa degli esemplari altinati ha puntualizzato anche l'evoluzione cronologica a partire dal VII secolo a.C. e le direttrici commerciali di diffusione e di provenienza dall'area mediterranea, etrusco-padana, centro-europea e slovena, quindi da un ventaglio molto vasto di direttrici. Accanto alle perle fanno la comparsa nel III secolo a.C. le armille, braccialetti fragili quanto preziosi, in pasta vitrea trasparente, oppure blu scura, talvolta con decorazione gialla a zigzag. Nel primo secolo d.C. la città divenne uno dei maggiori scali commerciali e strategici dell'Alto Adriatico, cui faceva capo un'efficiente e fitta rete viaria, la Via Annia, che ne attraversava il centro provenendo da Adria e diretta ad Aquileia, e la Via Claudio Augusta, che partendo proprio da Altino, è questa, raggiungeva il fiume Danubio, come dice un famoso miliario, ab Altinus quad flumen Danubium, quindi nel Norico, cioè l'attuale Austria, oltrepassando i valichi alpini. Alla rete viaria e alle rotte marittime si aggiungeva inoltre un percorso interno navigabile, importantissimo questo,
che attraversava lagune e canali appositamente scavati, e quindi era tutta una via di navigazione per acque interne, che collegava in ogni stagione dell'anno e quindi al sicuro dei pericoli del mare aperto, sia pericoli meteorologici sia quelli dei pirati, perché dobbiamo pensare che l'Adriatico non era infestato, e quindi collegava Ravenna ad Aquileia e del quale Altino, come potete vedere, costituiva lo scalo baricentrico. In questo orizzonte cronologico si inquadrano le principali informazioni trasmesse dagli scrittori antichi, Columella, Marziale, Varrone, Plinio e Grazio, che evocano un fiorente quadro economico basato sulla produzione e sul commercio della lana, celeberrima, quella altinata, in tutto l'impero romano, sull'allevamento di una particolare razza bovina, generosa produttrice di latte. Queste mucche di piccola taglia ma grandi produttrici erano chiamate con una glossa locale ceve, e sulla coltivazione di crostacei, i pectines nigerrimi citati da Plinio, forse i nostri peoci, ed anche sulla realizzazione di frecce ottenute con l'utilizzo dei rami delle locali ginestre. L'immagine della città, l'apice del suo fulgore, traspare inoltre dai versi del poeta Marziale, il quale paragona le lussuose ville del litorale lagunare alle più celebri ville di Baia presso Napoli. Gli scavi, finora condotti all'interno dell'area urbana, hanno riportato in luce in particolare proprio resti di approdi, moli, ponti e banchine, tutte strutture quindi che sembrano puntualmente riflettere la descrizione della città augustea tramandata dal geografo Strabone, il quale, paragonando Altino a Ravenna e ad Aquileia, ne descrive il particolare impianto urbanistico, percorso da una rete interna di canali, attraversabili, dice testualmente, su ponti o contraghetti, quasi a prefigurare quella che sarà la futura morfologia ambientale proprio di Venezia. Nell'immagine aerea della città, sepolta oggi sotto la campagna, è possibile inoltre intravedere le sagome dei principali monumenti cittadini, il foro, la basilica, il teatro, l'odeon, l'anfiteatro, le terme. Oltre all'articolazione interna della città stessa, che risulta attraversata da un ampio canale, la cui immagine evoca con immediatezza quella del nostro Canal Grande. Lungo gli assi viari extraurbani si sviluppò la necropoli, secondo un modello universalmente adottato dall'ideologia romana. Allora, questa è la Via Annia e tutti i puntini che spero riusciate a vedere sono riferimento proprio alla necropoli, quindi la necropoli a sud di Altino della Via Annia e quella a nord di Altino, la necropoli lungo la Via Claudio Augusta, la necropoli lungo la Via Peroderzo e la necropoli lungo la strada che raccordava la Via Peroderzo con la Via Annia. Gli scavi condotti per decenni nei diversi sepolcreti, in particolare in quello nord-orientale della Via Annia, indagato per chilometri, hanno riportato in luce una straordinaria quantità di monumenti, tombe e reperti che pongono la necropoli altinate fra le meglio documentate dell'intera penisola italica. I monumenti, tra cui si contano mausolei a baldacchino, ad edicola e a tamburo, recinti, altari, stele e di più di 2000 corredi funerari, si inquadrano pressoché esclusivamente fra gli ultimi decenni del primo secolo avanti Cristo e la metà circa del secondo secolo dopo Cristo, e forniscono un patrimonio eccezionale per la documentazione dei materiali, per lo studio della ritualità funeraria e per l'immagine che ne deriva della coeva società altinate. Dagli scavi delle numerosissime tombe proviene una grande quantità di reperti di vetro,
che proprio la destinazione funeraria ha contribuito a salvaguardare nei secoli, fino ad arrivare in certi casi a restituire alla distanza di ben 2 millenni non pochi esemplari nella loro integrità. La presenza in loco di officine vetrarie, da tempo ipotizzata in ragione della gran quantità di vetri presente ad Altino, di gran lunga maggiore che negli altri centri veneti, è stata confermata dal rinvenimento nei pressi della Prodo Monumentale di scorie di fusione, cioè cotisso, e di un frammento di crogiolo con tracce di vetro, indizio quindi di un'officina vetraria e conseguentemente di una produzione artigianale locale genericamente databile fra primo e quarto secolo d.C. L'individuazione di questi preziosi documenti, voglio assolutamente ricordare, si deve all'analisi congiunta e complementare condotta da Rosa Barovier Mentasti e dal maestro Lino Tagliapietra, che in occasione della mostra, quella già citata, Altino Vetri di Laguna, allestita nel 2010 presso il Museo Archeologico di Altino, presero sistematicamente in esame il complesso dei reperti altinati, mettendo quindi a confronto le tecniche vetrarie romane con le tecniche muranesi. Lo studio analitico dei numerosissimi manufatti vitrei, integri e frammentari rinvenuti ad Altino, ha testimoniato la compresenza nella città lagunare tra primo e secondo secolo d.C. della quasi totalità delle tecniche di lavorazione allora in vigore nell'impero romano. E adesso le vediamo. La fusione a stampo è la tecnica più antica. Adesso tutti i vetri che voi vedete sono tutti di Altino. La fusione a stampo è la tecnica più antica, risalente alla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, che permetteva di ricavare piccoli oggetti grazie ad una matrice. Coppe e vasi di maggiori dimensioni, databili dalla seconda metà del primo secolo avanti a tutto il primo secolo d.C., si ottenevano colando il vetro fuso nell'intercapedine fra due stampi, cui seguiva la molatura. La modellazione a stampo è la tecnica utilizzata, secondo l'ipotesi più accreditata, per la confezione delle coppe costolate. Tale tecnica prevedeva l'impressione, mediante una matrice a raggiera, di costolature su una piastra circolare, la modellazione su stampo per ottenere la convessità della coppa e quindi anche in questo caso la molatura finale. La soffiatura e lavorazione a mano libera è la tecnica notoriamente inventata verso la metà del primo secolo avanti Cristo nell'area siro-palestinese, che rivoluzionò la produzione vetraria, diffondendosi rapidamente a partire dagli inizi del primo secolo d.C. dalla penisola italica irradiandosi in tutto l'impero. La soffiatura a stampo è il metodo che ebbe uno straordinario sviluppo nel primo secolo d.C., dalle coste orientali del Mediterraneo fino all'alto Adriatico e la pianura padana. Gli stampi erano in argilla refrattaria, in legno, e per i pezzi più raffinati con decorazione a rilievo, come questi due bicchieri che vedete, in metallo, composti da due o più parti incernierate. La soffiatura a stampo, seguita da una breve fase di lavorazione a mano libera, sembra la tecnica con cui vennero riprodotte anche le coppe costolate soffiate, le cosiddette Zeiteri Penschalen, talvolta decorate da filamenti vitrei applicati a spirale, come in questo esemplare. L'applicazione a caldo di filamenti di vetro, talvolta anche fittamente pizzicati, come nel caso di questa anforetta, è infatti una tecnica molto diffusa nell'apparato decorativo del vasellame vitro di età romana, come pure la decorazione cosiddetta a schegge o gocce applicate.
Notevole ad Altino è anche il numero di esemplari in vetro murrino a cui, come si diceva, è stata dedicata questa seconda mostra, che raccoglieva all'interno del museo, oltre gli esemplari altinati, anche quelli di tutto l'arco, diciamo così, noida adriatico, dei centri più importanti dell'arco noida adriatico. Dicevamo quindi che notevole il numero di esemplari ad Altino di vetro murrino, delle sue molteplici declinazioni a mille fiori, a nastri policromi a mille fiori, in vetro mosaico, a venature concentriche, a canne policrome, a nastri policromi dorati, e da canne ritorte, come in questo raro esemplare di anello con decorazione a cabochon. L'intera gamma del vasellame vitreo, che come anticipato proviene principalmente dalle migliaia di tombe che fanno del municipio lagunare un osservatorio privilegiato solo sotto il profilo di quella che gli archeologi chiamano archeologia della morte, è costituita da oggetti quali olle, brocche, bottiglie, bicchieri, coppe, balsamari e monili che appartenevano quasi tutti alla quotidianità della vita prima di essere utilizzati nelle diverse fasi del rituale funebre e definitivamente deposti quindi nel corredo del defunto all'interno della tomba. Le olle, di forme diverse ma tutte caratterizzate dall'ampia imboccatura dovuta al loro utilizzo originario, costituivano il contenitore ideale da dispensa per conservare prodotti alimentari quali frutta mescolata con miele oppure ortaggi immersi in aceto e salamoia, come le fonti latine quali Columella e Apicio tramandano e gli affreschi pompeiani dell'area Pompeio, Plontis, quindi dell'area vesuviana, illustrano. Il vetro era particolarmente apprezzato, infatti, per le sue qualità intrinseche, era cioè in odore, in sapore, e pertanto perfettamente idoneo alla conservazione di cibi e sostanze, senza comportare il ricorso all'impermeabilizzazione necessaria per altre tipologie di contenitori. Basta che pensiamo alle anfore, che avevano tutta una sorta di impecciatura all'interno proprio per garantire l'impermeabilizzazione. Il vetro risultava pertanto il materiale più idoneo a non alterare lo spettro organolettrico delle sostanze. Sul versante funerario le olle venivano utilizzate come vasi ossuario per deporvi e custodirvi i resti cremati dalla pira. Scusate. Ammontano a più di 130 ad Altino i vasi ossuari in vetro, che costituiscono un campione eccezionale nel panorama degli studi delle necropoli romane di età imperiale. La tipologia stessa della struttura della tomba e la sua esplicita relazione con un monumento, oppure anche la presenza all'interno del corredo funerario di materiali di prestigio, rivelano indubbiamente l'appartenenza di tali sepolture ai membri della locale aristocrazia. Non si è riscontrata una regola fissa nelle modalità di apprestamento di questa specifica categoria di sepolture, dove la fragilità del vaso doveva necessitare evidentemente di particolari accorgimenti di protezione. L'ossuario vitreo veniva racchiuso all'interno di un'urna di pietra, come è stato ricostruito in questi disegni, in una cassetta di tegole e mattoni, ma più frequentemente veniva protetto all'interno di un'anfora segata e ricomposta o collocato su di una tegola e quindi coperto da mezza anfora segata. Talvolta è documentata anche la deposizione del vaso direttamente all'interno di una fossa scavata nel terreno senza alcun tipo di protezione,
nel qual caso è presumibile che l'ossuario venisse ravvolto con stoffe le cui tracce, anche se non direttamente attestate ad Altino, sono state rinvenute in altre necropoli romane. L'ossuario in vetro presenta una notevole varietà tipologica, dalle più comuni olle globulari, che sono quelle che vedete, a quelle ovoidali, quadrangolari o biansate, e ad altre quasi uniche in quanto pressoché prive di confronti, come queste. Ma oltre alle olle sono documentate altre forme di vasellame meno usuali utilizzate come vasi ossuario, quali gli scifoi, i boccali e i modioli. L'analisi delle ossa cremate e lo studio dei materiali hanno dimostrato come il vaso ossuario in vetro venisse destinato pressoché esclusivamente ad Altino alla sepoltura di donne e di bambini. Queste tombe risultano infatti accomunate dalla predominanza di elementi femminili all'interno del corredo, quali strumenti da toilette, pissidi, specchi, pettini, spilloni, perle, armille e pendenti, mentre in altri casi le ridotte dimensioni del vaso ossuario e di minuscoli oggetti di corredo, volevo solo farvi vedere questo anellino che è proprio di una dimensione microscopica, un anellino in oro, indicano chiaramente trattarsi di contenitori destinati a custodire resti infantili. Una vita anteriore all'impiego sepolcrale caratterizza anche coppe, bicchieri, piattine, brocche, bottiglie, ossia il cosiddetto vasellame del servizio da mensa, che dopo l'invenzione della soffiatura e la conseguente larga diffusione in tutto l'impero di stoviglie in vetro a prezzi contenuti, andò a soddisfare, a partire dagli ultimi decenni del primo secolo a.C., il desiderio di lusso e di esibizionismo di una fascia di utenti ben più larga della sola classe aristocratica, usa quest'ultima ad imbandire la propria mensa con servizi in ceramica fine ed anche in argento. Il vasellame rinvenuto all'interno delle tombe evoca simbolicamente, anche con la presenza di un unico esemplare, il cosiddetto servizio da mensa, fornito al defunto per il banchetto nell'aldilà, oppure documenta anche l'avvenuto svolgimento delle celebrazioni rituali effettuate in memoria dei defunti, che prevedevano appunto offerte di cibo solido o liquido. Numerosi erano infatti i riti sepolcrali che comportavano l'allestimento di banchetti presso le tombe, dal silicernio, cioè il convito funebre allestito all'atto della sepoltura, alla cena novendiale, a 9 giorni dalla morte, che stigmatizzava la riammissione della famiglia in lutto all'interno della comunità, ai parentaglia, le feste per i defunti che si celebravano nel mese di febbraio. Anche i balsamari, ampolle di vetro di svariate forme e dimensioni, contenenti unguenti, oli profumati, polveri cosmetici e preparati farmaceutici, cominciarono ad essere largamente usati a partire dalla fine del primo secolo a.C., dopo l'invenzione della soffiatura ed in seguito la diffusione capillare di tali sostanze sempre più presenti nella toilette femminile. Il lusso dilagante dalla capitale alle estreme propaggini dell'impero aveva imposto infatti l'uso generalizzato di costosi cosmetici, mentre essenze aromatiche e incensi venivano sempre più utilizzati per profumare gli ambienti domestici. E proprio ad Altino, probabile centro di importazione
nell'arco nord-adriatico delle preziose sostanze aromatiche orientali, è documentata l'attività di un turarius, cioè di un venditore di incenso, il Liberto Publius Rennius Primus, che nella propria stele funeraria volle orgogliosamente esibire un turibolo. Dalla città lagunare proviene anche un singolare manufatto, unico nel suo genere e totalmente privo di confronti. Si tratta di un archetto bronzo di bilancina di precisione che reca incise su entrambe le facce quattro unità ponderali: romana, greca, tolemaica e semitica. La bilancina, che assolveva quindi anche la funzione di convertitore, era destinata a pesare minime quantità di sostanze, quali appunto cosmetici e medicinali, provenienti evidentemente sia dall'Egitto che dall'area siro-palestinese, percorrendo quindi le medesime rotte utilizzate per il trasporto dei blocchi semilavorati di vetro grezzo. Sono più di un migliaio i balsamari rinvenuti all'interno dei corredi funerari, presenti in quantità diversa, da 1 fino a 15 esemplari all'interno di un'unica tomba, integri o deformati dal fuoco, a documentare le diverse fasi del complesso rituale romano. Che prevedeva l'utilizzo di oli e profumi nella preparazione del corpo, l'offerta di incenso e essenze profumate durante l'incinerazione sulla pira. Ecco per il perché dei balsamari deformati dal fuoco e quindi l'aspersione finale di sostanze aromatiche sui resti cremati all'atto della chiusura della tomba. Nei corredi delle tombe femminili si rinvengono inoltre altri manufatti in vetro, oggetti da toilette, quali pissidi, spatolette e bastoncini utilizzati evidentemente per estrarre dalle pissidi, che erano come scatolette delle nostre creme, per estrarre appunto il materiale all'interno, la creme, le creme o gli oli. Gioielli come anelli, braccialetti e collane ed anche piccoli scrigni intarsiati come attesta questo straordinario frammento di placchetta murrina a decoro miniaturistico prodotta probabilmente dai vetrai alessandrini. Questa evidentemente faceva parte di un complesso decorativo di una serie di placchette che dovevano rivestire questo piccolo proprio scrigno, forse per gioielli. Le pedine da gioco, parte anch'esse dei corredi funerari, se ne trovano in certi casi in grandissimo numero, sia monocrome che con colori mescolati, non sembrano invece appannaggio specifico di un determinato sesso, di una determinata età, in quanto che vengono rinvenute in diversissime tipologie di corredi, quindi appartenenti sia a uomini che donne che a bambini, non necessariamente certo di bambini, ma noi sappiamo come il gioco proprio sulle scacchiere fosse estremamente in voga nel mondo romano. A partire dalla fine del secondo secolo, quando ebbero inizio le prime incursioni degli eserciti barbarici dai confini settentrionali dell'impero, il silenzio delle fonti e la scarsità della documentazione archeologica sembrano riflettere anche per Altino, come per la quasi totalità delle città della Venezia, il subentrare di un periodo di crisi legato alla diminuzione dei flussi commerciali che ne avevano determinato nei secoli la potenza economica. Questo quadro si riflette puntualmente nella produzione vetraria, notevolmente ridotta rispetto a quella dei secoli precedenti.
pochissimi sono gli oggetti databili con sicurezza in quest'arco cronologico, quale ad esempio questa bottiglia, che è una bottiglia cosiddetta mercuriale, in quanto destinata a contenere una materia farmacologica, e alcuni balsamari, che sono questi che vedete, che come potete vedere hanno una forma molto diversa da quelli che abbiamo visto databili nel periodo precedente. Sono quindi pochissimi, veramente pochissimi, i reperti vitrei che sono successivi a questo periodo di splendore che sembra terminare attorno alla metà del secondo secolo d.C. Tra IV e V secolo la città, peraltro, dovette dotarsi probabilmente di opere difensive e dovette nuovamente assurgere a un ruolo primario nell'arco Alto Adriatico. Ecco, questa che vi faccio vedere è un settore di questa carta geografica, che è cosiddetta la tabula poitingeriana dal nome dello studioso che l'ha scoperta e studiata, e che è una sorta di di mappa stradale, un Turing, diciamo, databile grosso modo nel IV secolo dopo Cristo, in cui sono evidenziati le città principali e tutte le strade che le raccordano. Altino è, come vedete, evidenziata al centro di quello che è l'arco nord adriatico. Dovete immaginare che questa è la parte più settentrionale dello stivale, con una grandissima deformazione, e Altino è rappresentata come cioè ogni città una specie di vignetta. Le città rappresentate come Altino con due torri sono delle città che già assurgono a una notevole importanza, non c'è inferiore comunque alle città chiuse da un giro di mura con le torri, come Aquileia, che in questo periodo, in questo momento, è decisamente la città più importante dell'arco nord adriatico. Allora, dicevamo che fra IV e V secolo la città, dotatasi probabilmente di opere difensive, dovette nuovamente assurgere a un ruolo primario nell'arco nord adriatico. In più circostanze vi è testimoniata infatti la presenza di imperatori, in particolare di Valentiniano e di Onorio, i quali fra il 364 e il 406 promulgarono ad Altino ben 16 leggi, quindi un record enorme per il periodo, probabilmente perché Altino era chiaramente una tappa ineludibile verso Aquileia. Di questo nuovo periodo di floridezza sono indicative le numerose monete databili in quest'arco cronologico. Difatti questo è il momento di una grandissima attestazione numismatica ad Altino, come pure le molteplici anfore che documentano le principali direttrici commerciali della città, in particolare verso l'area nordafricana ed orientale. Ma l'importanza di Altino fra IV e V secolo trova conferma soprattutto nell'istituzione della cattedra episcopale, avvenuta precedentemente al 381, anno nel quale risulta attestata l'attività del suo primo vescovo Eliodoro, che poi diventerà santo. Proprio dalle numerose lettere documentate tra San Eliodoro e San Gerolamo, c'è questo importantissimo epistolario fra questi due personaggi che diventeranno santi, Eliodoro, vescovo ad Altino, radicato ad Altino, e Gerolamo, eremita nel deserto, mi pare in Siria. E Gerolamo continua a invitare Eliodoro ad andare a raggiungerlo in Siria e a condividere questa vita monastica. Viceversa, Eliodoro non vuole assolutamente lasciare Altino, anche perché ad Altino ha questo grande affetto di suo nipote Nepoziano, che avrebbe voluto diventare anche lui sacerdote, ma che poi morirà in giovane età. Quindi, proprio dalle numerose, da questo interessantissimo epistolario,
emerge con vivacità l'immagine dell'Altino paleocristiana, città vitale e popolosa, le cui caratteristiche sono desunte non sicuramente dall'archeologia, ma proprio dall'epistolario fra Eliodoro e Girolamo. Eliodoro descrive ad Altino, le scrive l'Altino di questo secolo, come caratterizzata da edifici stretti l'uno all'altro, nella quale con tetti da cui partono gran fumi, e nella quale erano mai stati edificati, attenzione, siamo subito dopo 381, quindi alla fine del IV secolo, nella quale erano già stati edificati la chiesa cattedrale ed una serie, dice Martyrum Conciliabula, ovvero sia una serie di edifici di culto dedicati ai martiri. Quindi c'è proprio un grande aspetto di quest'Altino, per noi totalmente sconosciuta dal punto di vista archeologico, ma di questa d'Altino paleocristiana, fortemente paleocristiana, alla fine del IV secolo. Fra i pochi reperti riconducibili alla diffusione del cristianesimo, rinvenuti in scavo e custoditi nel museo, che sono unicamente qualche lucerna col cristogramma e qualche fibula a croce, si inserisce significativamente questo raro frammento di vetro blu e foglia d'oro, riproducente l'immagine di Eva fra due alberi del paradiso terrestre, originariamente fondo di una coppetta, poi ritagliato per divenire ed essere utilizzato come un castone d'anello. Questo è un documento decisamente preziosissimo, sia per la tecnica impiegata, sia soprattutto perché ci parla, è un documento chiaramente paleocristiano, e ci parla e ci illustra in un modo che nessuno avrebbe immaginato, questa Altino paleocristiana. Nel 452 Altino venne distrutta una prima volta da Attila, ma solo agli inizi del VII secolo, sotto l'incalzare delle orde delle Longobarde, la città venne definitivamente abbandonata ed i suoi abitanti trovarono rifugio nell'antistante isola di Toicello, protetti quindi dalle acque lagunari e protetti quindi dalle invasioni dei barbari, che notoriamente non conoscevano, non praticavano la navigazione, secondo un processo analogo di quello per cui gli abitanti di Aquileia, per gli stessi motivi, si erano spostati a Grado. Da questo momento in poi la storia di Altino diventerà notoriamente la storia di Venezia, così come molte pietre dei suoi edifici verranno utilizzate nella costruzione della nuova città, sia nelle fondazioni dei palazzi, sia nelle facciate, per abbellire quella che sarebbe diventata la Serenissima. E la tecnica vetraria di Altino, a distanza di secoli, risorgerà nell'isola di Murano. Questo è il punto di partenza delle conferenze del nostro ciclo. Non si poteva partire se non da Altino, sia per un punto di vista geografico, per la sua vicinanza con Venezia, sia per questo rapporto strettissimo fra la morte di uno e la nascita di una città e la nascita di quell'altra, sia per questo fil rouge che, come avremo modo di vedere veramente, di toccare con mano nelle prossime conferenze, lega veramente questa vetro di Altino con quello che sarà il vetro di Murano. Splendore archeologico, splendore rinascimentale, ottocentesco, novecentesco, come avremo modo di vedere. Avremo modo di vedere come sia le forme che le tecniche attestate nell'Altino romana, che spero di essere riuscita in qualche modo ad illustrarvi, troveranno grandissimo riscontro nella vetraria muranese, a cominciare proprio dalle origini, e fioriranno nello splendore del vetro rinascimentale. Ma poi riprenderanno veramente fiato e riprenderanno forma nel vetro ottocentesco, e vedremo come proprio questi modelli saranno dei modelli per la rinascita del vetro muranese dell'Ottocento. E poi lo ritroveremo nuovamente nel vetro novecentesco, perché
so, penso a quella mostra bellissima di Martinucci che abbiamo visto alle Stanze del Vetro, le prime sale avevano questi grandi vasi che erano veramente, che rispecchiavano totalmente la forma delle aule romane. E ciò non toglie che poi si potrà arrivare anche proprio al vetro contemporaneo, perché io credo che nonostante il design che lo caratterizza, comunque un eco di questa produzione comunque si possa, credo, ritrovare anche nel vetro contemporaneo. Questa sarà un po' la sfida appunto delle nostre prossime, dei nostri prossimi incontri, e proprio per cercare di guidare il pubblico dal primo secolo avanti Cristo, come abbiamo visto, fino ai giorni nostri. Avremo però nella terza conferenza un salto indietro, perché nella prossima avremo una collega, Luciana Mandruzzato, la quale parlerà del vetro romano in tutto l'arco noed adriatico, con sicuramente un focus particolare su Aquileia, il più grande centro di produzione vetraria sicuramente dell'Italia settentrionale. Dopo di questa avremo questo salto indietro, come dicevo, perché ci sarà la professoressa Giovanna Gambacurta che ci parlerà invece del vetro preromano nel Veneto. E io non voglio anticipare niente, però vedremo come l'arrivo, l'importazione del vetro, non certo la lavorazione, credo, ma l'importazione, sicuramente comincia ben prima di quello che abbiamo visto adesso, all'inizio del primo millennio avanti Cristo. Seguirà poi la dottoressa Rosa Barovier, che ci parlerà del vetro rinascimentale muranese, e poi mai siamo nella Serenissima. Poi ci sarà la dottoressa Cristina Tonini, che ci parlerà del vetro ottocentesco. E finiremo con la dottoressa Rosa Chiesa, che ci parlerà invece dell'influsso del vetro proprio nella vetreria del XX secolo, credo arrivando fino a toccare il XXI secolo. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio di nuovo l'Ateneo Veneto per ospitare questa iniziativa. E se qualcuno ha delle domande da fare, spero di poter rispondere, io sono qua. Grazie. Se qualcuno vuole fare una domanda, è pregato di usare il microfono con la mascherina, grazie. Hai parlato di blocchi di vetro semilavorato proveniente dalla zona siro-palestinese. Puoi dirci qualcosa di più, come veniva? Ovviamente trasportato attraverso navi, ma da cosa lo deduciamo? Ci sono stati ritrovamenti e lì come era una specie di industria? Era un... Da lì, dall'area siro-palestinese era proprio un centro di smistamento da cui partivano i blocchi di vetro grezzo. Con questi blocchi di vetro grezzo partivano anche altri materiali nelle stive delle navi. Allora c'è tutta una serie di studi che si è occupata di questa... sia di questa importazione sia di questa tipologia di trasporto, cioè il vetro veniva trasportato nella stiva delle navi, però insieme a questo vetro, cioè arrivavano altri prodotti dall'area siro-palestinese. Questi prodotti erano in particolare profumi, balsami, tutte queste sostanze di cui che noi vediamo riflesse in questo modo straordinario da quando si è riuscito ad interpretare questo famoso archetto di bilancia rinvenuto ad Altino, che vi assicuro è veramente una cosa straordinaria, proprio perché sia per la sua funzione di convertitore, perché ha quattro tipologie, quattro scale per pesare,
Come ho detto, la tolemaica, la semitica, l'attica e quella romana, delle libre. È tarato per pesare solo delle sostanze minime, come non so, potrebbero essere le nostre bilancine di farmacia in cui si pesano piccole quantità di polveri, di cosmetici, di farmaci, eccetera. Queste quattro scale rimandano, tolte quella delle libre, tutte all'area orientale, quindi a trasporti di materiale che avvenivano con il vetro semilavorato. Con il vetro semilavorato dovevano pervenire anche i prodotti di vetro lavorati sempre da quest'area siro-palestinese, perché abbiamo visto dei materiali che ad Altino attestati per esempio dall'area alessandrina, quindi egiziana, ma anche siriaca, ne abbiamo visti alcuni. Un dato da tenere presente è il trasporto contestuale, per esempio, della lana, di balle di lana. Perché questo? Perché servivano per confezionare questi prodotti, per racchiudere, per tutelare questi prodotti così fragili, proprio da imballaggio, esattamente, questi prodotti così fragili durante il trasporto. Questi blocchi venivano rifusi. Certo, cioè questa era la materia prima che arrivava, perché la silice, eccetera, a quei tempi arrivava, cioè era soprattutto lì che veniva lavorata a livello di blocchi di vetro grezzo. Poi veniva trasportata, era la materia prima che arrivava, e da questi blocchi di vetro grezzo si cominciava con la fusione e poi con le varie tecniche di lavorazione, era proprio la materia prima. Basta. Allora, grazie ancora e ci diamo appuntamento a martedì prossimo per sentire allora parlare di tutta l'area dell'Italia settentrionale, della cosiddetta Cisalpina e soprattutto di Aquileia. Grazie ancora.